Tutti i quadri che faccio io, c'è sempre dell'acqua. E allora uno può dire, ah, ecco che viene fuori l'artista, no? Cioè, ah, ecco, c'è un segno. No, invece non ha, mi hanno obbligato. Chi mi compra il quadro vuole l'acqua. Dove vivevo prima era un luogo più a misura mia, no? A un certo momento aumentava il lavoro, continuava a aumentare e ho dovuto per forza ingrandirmi, insomma. Poi perché mi hanno in un certo senso consigliato, sono quei consigli che hanno tutto il sapore dell'imposizione, no? Mi hanno consigliato di avere un aiutante per far più la svelta, far la roba, cioè un aiutante che abbozza, e allora dovevo avere lo spazio per l'aiutante e lo sono venuto qui. No, io ti dico la verità che io ho tentato andare in un altro posto, prima in una casa popolare, così. Poi anche in un cascinotto, che era un posto bellissimo. Insomma, a un certo momento anche la moglie vuole mettere, insomma, la sua idea, dice, ma sei pazzo, cosa vai a finire lì, come i barboni, vai in una casa decente, vabbè, allora sono venuto qui in questa casa decente.
bambino veramente avevo la, l'hobby del disegno, no? Cioè disegnavo sempre. E poi pitturavo anche, perché mi avevano comprato, sai, i primi colori, gli acquarelli, eccetera. E perdevo molto tempo dipingendo. È stata mia madre che a un certo momento ha cominciato a dire: ma bisognerebbe farlo studiare questo figliolo qui in questo campo, perché c'è la passione. Poi le signore, le amiche di mia madre, il bottegaio, sì, certo, faccio quello, perché se ha la passione può diventare un genio. Sono firmati col mio nome, vero, sono tutti firmati così, con dei nomi strani, Mancini, Monti, Mari, Villani, eccetera, no? E questo proprio perché io in fondo, pur non avendo mai potuto fare mostre, appunto per mancanza di denaro e di tempo, però ho sempre sperato, la speranza è l'ultima a morire, no? E allora ho tentato, e cerco ancora, tento ancora, di conservare pulito questo nome, che è il mio vero nome, perché domani non si sa mai, potersi fare una mostra mia personale, e il nome non è stato sporcato da diverse, insomma, da diverse croste, diciamo la verità, che sono andate in giro. Ecco. Il giallo intenso, il giallo cromo. A me piace molto il giallo. Io da piccolo, da bambino, facevo così il cartoncino, dove c'era una stamperia dove stampavano i disegni, e la carta da disegno, la carta da stampa per i disegni, prima di essere sviluppata, è gialla, proprio un colore giallo intenso, no? Io rotolavo sul tavolo questi metri di carta gialla e li guardavo, mi piaceva il giallo. Quando un quadro è made in Italy, è un quadro buono, e quindi noi abbiamo un buon commercio con gli americani. Ma chi compra questo quadro, lui è sicuro che io ero seduto su questo scoglio qui e ho ripreso dal vero, con calma, con tranquillità. Poi magari lui l'ha pagato $30, non fa niente, lui non capisce che un pittore non può, con quello che paga lui, no? Stare seduto su scoglio, ore, dipingere, stare attento che lo sbruffetto d'acqua sia fatto bene proprio come si vede. E alle volte sì, sono tentato di lavorare un pochettino di più, ma è un lavoro terribile, un lavoro che ora di sera ti fa la testa come un pallone, quindi più di quel tanto non si può lavorare. Il guadagno non è forte, in fondo è sempre un lavoro povero, no? Il pittore è rimasto ancora un lavoro povero, almeno il pittore come lo faccio io. E anche se lì per lì sembra di guadagnare qualcosa di più di un impiegato, in realtà non lo è. Non lo è perché l'impiegato ha un mucchio di forme assicurative che io non ho, e io devo provvedere, cioè non posso spendere tutto quello che guadagno, perché io non ho mutua, non ho il pensione per vecchiaia, non ho niente. Se smetto di lavorare io, tutta la famiglia va a spasso, insomma, no? C'è niente da fare. Ho sempre vissuto, in fondo non mi lamento perché non ho vissuto proprio male, però sempre sul filo del rasoio, insomma, e ho dovuto andare un po' contro il mio carattere, perché ho dovuto fare determinati conti che io non farei, quindi questa vita mi ha imposto un regime da ragioniere, quasi, che nei conti, intendo nei conti di casa, delle mie entrate,
che è proprio contro il mio istinto, quindi è anche oltretutto 30 anni che faccio questo sforzo. È difficile dire se è veramente il mio mestiere o no. Io ringrazio Dio di averlo avuto comunque questo mestiere, ma non in quanto mi fa dipingere, cioè non in quanto io posso esprimere me stesso con questo pennello che ho in mano, perché io non esprimo me stesso con questo pennello. Ma perché mi ha dato una certa libertà, insomma. Cioè mi ha lasciato fuori dall'ingranaggio. Io vivo qui solo, mi faccio un caso. Ho i vantaggi dell'artista, dal punto di vista delle credenze popolari, io ho il vantaggio dell'artista, perché io vado al bar tutto acconciato così come mi vede, no? Con la camicia strasciata, calzoni tutti lunghi, c'è un barbone proprio, no? Però sanno che sono un pittore, cambia, capisci? No, dice quello lì, è vestito come un Magritte, ma non è un Magritte, è un pittore, capisci? Ecco, c'è questa mentalità che mi salva. Ma chi adesso devo un po' il lavoro, no? Mamma mia. Sennò oggi è un disastro. Amore catene. Amore catene? Ma
Buongiorno. C'è nessuno? Buongiorno. Avete un telefono? Sì, è là. Grazie. Pronto? Soccorso stradale? Sono in pante con la mia macchina. Sì, ma certo, sono socio, la tessera. Mi trovo... Dove siamo? Isola Bona, locanda dei viaggiatori. Isola Bona, locanda dei viaggiatori. Ho paura di sì. È il radiatore. Non vorrei rimanere qui. Cosa? Domattina? Ma io... Accidenti! Venite al più presto! Domattina alle 6, va bene, aspetto! Sa, è una locanda di campagna, non c'è lusso, ma è pulita. È la parte più bella, ci sono pure le nostre stanze. Ecco, questa è la sua camera. Bene. Potrai anche mangiare? Sì, abbiamo tagliarini e coniglio. Grazie. Basta, grazie. Ma ce lo porti questo vino? Non io ti vengo. Va a letto, è tardi. Anna! Cosa? Ho detto va a letto. Ora. Un momento. Signor Francione, mi sa l'autografo? Mi conosce? Oh, brava. Ma non sul giornale, le darò una foto. Come si chiama? Anna. Ad Anna con simpatia. Grazie, signor Francione. Buonanotte, mamma. Buonanotte. L'ha fatta proprio felice. Crede? Thank you.
Vai a dire a quell'impiastro che arrivo. Vado subito, caro.